Allora, ancora siamo qui con gli amici di Adrunigiana World e faremo vedere come fare la vera torta d'erbi alla moda d'Am Crom. E qua tanti testi con la bella foggia di castagna sopra. Dagli ingredienti. Aganchi, misto boragini e biedia. Chi è un po' d'erbi a campo mistia. Poi la cigoglia, quei pori e la zucchinia. Il formaggio grattugiato, l'olio rigorosamente nostrano extravergine, farina, acqua e sal che servono per fare la sfoggia. Un po' di tempo si perde. Dalla gente. Apriamo i nostri erbi e andiamo a mettere un po' di sal, che è il modo che fa un po' d'acqua, e andate a tritare con la mezzaluna. Di San Caxan, la mia consistenza, perché non vuoi mai anche qui troppo fino, non va bene. Allora, quando saxi spigli erbi e vuole strizzare perché fanno tutta l'acqua. Vedi? Si strizzano bene, perché se no poi la torta la da quigni. E andiamo a metterli. Ok. Questi. Allora, adesso un po' il nostro mist cigoglia, pori e zucchinia, andate a sciacquare, poi carga un po' di sale, un po' la sua roba, adesso andate a strizzare e a metà insieme agli erbi che già tritati. Qui i nostri arbitri da andare a mettere il formaggio grattugiato, ok, e l'olio. Allora, la quantità al bel da torta d'erbi è che anche una ricetta fissa, non è che ha i grammi o gli etti da mettere. Gli erbi sono base a quelli che sganti i campi, poi chi è che mette la patata, chi è che la mette, chi è che mette la zucca, ma quelle ogni paese che c'è ha la sua moda. L'importante è che gli erbi devono essere crude, mai cosa agli erbi, e poi avevo aggiunto da schifezia tipo ricotta, ovi, la nostra moda, quella l'hanno al permetto. Poi, come consistenza, l'olio, me va gaoccio, perché quando l'impasto gli tocca sentirsi bel condì, ok? Non troppo asciutto, né troppo bagno, perché sennò poi dopo la ven bella unta, eh? Quindi sente proprio la consistenza quando l'attacca è bella amalgama, ma siamo pronti. Allora, adesso preparando la sfoglia, la farina, metà un po' d'olio, la bella croccante, ok, e poi aggiungere l'acqua pian piano fino a fare il nostro impasto. Pasti è pronto, adesso ancora un tocco che servirà poi per fare il querce. E con questo andiamo a fare la sfoglia da mettere in cima al tagliere. Allora, adesso ampia la foglia di castagne, che mi ho già cucito e fatto seccare, poi la salbagna un po' d'acqua teuda per fargli tornare morbidi. E andiamo a mettere tutti così alla tonda, capire tutto il tagliere, tutto in giro. Adesso andiamo a mettere la nostra sfoggia in cima al tagliere. Ok. E poi apriamo il nostro impasto. Ok, andiamo a mettere. A mia altezza fa conto. Con carica che piace più alta, più bassa, me non piace più bassa, alta design undid, dai al massimo, per farsi capire. Mostra il querce, adesso andiamo a mettere il sole, ok, tagliamo quel cavanzo,
acciuda la nostra torta. Allora, è un po' secca perché sa al sole. Siamo al sole, quindi è un po' secca. Ok, la stendiamo bene. Allora, adesso è che andiamo a fare quei buchi con l'aiuto di un coltello, se no si può fare anche con la forcina, con la forbice, anche problemi. L'importante è bugarla perché sennò quando è così ven su qui la sauce. Vai, axan, via. Al sotan sot e il sovran sot con la salmentia e adesso aspetta anche un bel caudi quando è bruciato la legna. Adesso andiamo a mettere sulla tagliera, ok, e tocca ribaltarla, questo stare attenti, se no a vanificando gli sforzi, eh? Allora, ok, e qua la sopra. Andiamo a sfoggiare. Aiutarsi con un coltello e comunque la pancia rossa. Allora, di Jean Caxan, un saluto a tutti e salutiamo alla prossima ricetta. Com'è venuta? Speciale.